Bepi, un saluto da parte di Andrea Trione. È la 23esima giornata del girone A del campionato pre allo stadio comunale di Vimodrone per Calvairate Meda. Padroni di casa in piena corsa per i playoff dopo un avvio di stagione praticamente da capolista, ospiti che invece viaggiano in acque non proprio tranquillissime, una zona playout sempre più difficile da schiacciare via. Squadra in campo, allora breve occhiata alle formazioni: Calvairate con Colombi, Campanella, Conte, Portaro, Passoni, Achenza, So, Moratti, Persone, Di Maggio e Scaccabarozzi. Meda invece con Chierico, Martino, Orsi, Laribi, Ambrosini, Bianchi, Guarnaccia, Lanzarini, Pozzoli, Valtulina e Filomeno. Squadre che si salutano e che si posizionano già per il minuto di silenzio. Il minuto di silenzio per le vittime coinvolte nel tragico incidente avvenuto sui cantieri di Firenze. E accompagniamo con un grandissimo applauso, è doveroso per quanto avvenuto a Firenze. Adesso torniamo invece alla partita, partita che sta per iniziare. Calvairate da sinistra a destra dei vostri teleschermi, Meda da destra a sinistra, Meda in bianco nero, Calvairate in rosso blu. È tutto pronto e ormai ci siamo. Check per entrambe le porte dei portieri, Colombi da una parte, Chierico dall'altra. Chierico classe 2003, Colombi invece 2005, due portieri giovanissimi, pronti a parare in questa partita. Fischietto in bocca per l'arbitro. È iniziata ufficialmente Calvairate Meda, primo pallone per gli ospiti che la fanno subito girare con uno schema a memoria. Schema che non va proprio a buon fine. E allora Scaccabarozzi. Subito lancio lungo a cercare Campanella. Colpo di testa a mettere fuori. Conte in anticipo. Poi Laribi un po' impreciso. Eccezionale invece lo stop di Achenza che guadagna fallo nella metà campo avversaria. Calvairate che schiera solo dal primo minuto. Non decide quindi Motta di usarlo a gara in corso perché è una delle, diciamo, delle strategie che Motta ha fatto vedere più volte in questa stagione. Questa volta parte dalla panchina Cristiano Visigalli, il 10 della Calvairate. Colombi, Di Maggio in verticale, bello il passaggio a liberare Achenza che ha spazio per avanzare. C'è Portaro sulla sua verticale, servito. Anzi, chiedo scusa, Passoni, adesso è proprio Passoni a portare a spasso il pallone. Pallone per Persone col tacco, c'è l'anticipo con i tempi giusti di Laribi. Adesso ci prova Almeda ad uscire dal pressing, la Calvairate però gliela porta via. Allora Kenza si defila, alza un lob bellissimo in area di rigore. Persone la mette giù, Persone fermato subito da Chierico, ma l'arbitro fischia perché era tutto irregolare, fuori gioco di Persone. Primo squillo dei padroni di casa nell'area del Meda, attento comunque Chierico anche se era tutto irregolare per fuorigioco. Chierico, rinvio lungo a cercare Pozzoli che la spizza bene di testa, la palla è buona per Filomeno, fermato Filomeno, rimessa laterale per il Meda.
Lauri B col mancino di prima a cercare sostegno davanti. Conte però porta via il pallone, poi se la porta col tacco in avanti, se la cava in qualche modo la Calvairate, ce l'anticipo, attenzione al Meda che adesso ci prova, Filomeno prova a farla passare, attento Di Maggio, rimessa laterale per il Meda che adesso ha messo il muso in avanti. Cross col mancino prolungato di testa, pallone al limite, colpo di testa a mettere fuori, tutto fermo anche qui per fuorigioco, il secondo della partita. Pronto Colombia, rinvio lungo. So va giù, l'arbitro dice che non c'è nulla. Filomeno pressato da Scaccabarozzi che non commette fallo, ancora Meda però, alla fine la Calvairate spazza via in fallo laterale, arbitro che oltre a chiedere un pallone sta arbitrando in maniera un po' più libera rispetto agli arbitraggi che vediamo di solito non solo in queste categorie ma anche banalmente in Serie A, dove si fischia più del solito per quanto mi riguarda. La bravura dell'arbitro ovviamente poi sta nel mettere un limite alla libertà dei contrasti, anche perché sennò poi si rischia di farsi male. Intanto Scaccabarozzi sputa il pallone fuori, campanello anticipato. Allora Pozzoli prova a calciare direttamente in porta. Pozzoli debole, la sua conclusione facile per Colombi. Scaccabarozzi, Portaro, Muratti, Di Maggio, Achenza, solito schema ad uscire dalla Calvairate che funziona, lancio in profondità a cercare Personè, anticipato Personè, la posizione regolare, si prosegue qui all'11, lo scarico per Passoni, Achenza, defilato sulla sinistra, va giù Achenza e anche qui l'arbitro non fischia e rimessa laterale per il Meda. Rimessa sbagliata del Meda che poi riesce a spazzarla via in qualche modo a cercare Pozzoli, bravo Pozzoli a indirizzare verso Filomeno, si gira l'11, stavolta va giù con fallo. Sono partiti bene i due attaccanti del Meda, l'arbitro dice di aspettare, deve fischiare lui. Va sull'esterno Laribi, diciamo che il suo esterno non è proprio bellissimo da vedere. Allora Passoni spazza via, pallone lungo a cercare la boa su che riesce a stopparla ma non ad addomesticarla. Allora Laribi va sulla destra, prova ad esprimersi adesso il Meda, dribbling, saltato secco Passoni, pallone morbido dentro, la palla non rimane in campo, era buona l'idea, l'intenzione, un po' meno l'esecuzione tecnica. Pronto Colombi, Calvairate che sceglie di giocare sempre dal basso, Conte, rasoiata al limite per Campanella che è bravissimo a tenerla in campo, poi Portaro in avanti, So con qualche problema, diciamo che So deve affinare un po' gli stop in questa partita, secondo che sbaglia, non è entrato benissimo in gara ed è sicuramente una buona notizia per il Meda, So che in questa stagione sta collezionando 14 gol in campionato, capocannoniere della sua squadra, lo insegue Personè a quota 11. Meda invece che quest'oggi ha come capocannoniere per la sua squadra Valtulina, Marco Valtulina, classe 88, tanta esperienza messa a disposizione della squadra. Parte Schinetti dalla panchina con 4, poi c'è Maugeri con 3 e Laribi con 5, mediano che ha il vizio del gol. Occhio a Conte che rischia qualcosa ma porta a casa il fallo e punizione.
di maggio. Lancio lungo, intercettato. Allora Pozzoli si gira, pallone in avanti a cercare Filomeno. Pozzoli cerca l'anticipo, Conte lotta, non c'è niente, secondo l'arbitro si prosegue. Moratti in verticale, ottimo l'anticipo da parte del difensore del Meda. Pozzoli rischia, poi Bianchi, Orsi. Un attimo perché è rimasto a terra un giocatore, proprio Filomeno, contrasto con Tommaso Conte, anzi Pozzoli, chiedo scusa, non Filomeno a terra, si rialza però Pozzoli, sembra essere niente di grave. E fair play della Calverate che cede il pallone agli ospiti. Orsi, Bianchi, ne ha fatto girare il pallone, pressing offensivo della Calverate che è efficace perché infatti Akenz la recupera, è impreciso però il lancio in avanti. Allora la Ribi cerca di ripulire il gioco e di non buttare via il pallone, pallone in verticale, colpo di testa, palla contesa in mezzo al campo. Gioco sporchissimo che però premia la Calverate. Occhio a Moratti che va in percussione, in buca presso posizione regolare, invece no perché si alza la bandierina. Non era male l'idea di Moratti a cercare So, partito con un leggero anticipo, brava la difesa del Meda ad alzarsi col tempo giusto. Bianchi, Orsi, rinvio lungo a cercare la corsa di Filomeno che la mette giù con la spalla, attenzione, palla che rimane lì, scacca Barozzi, dice di no, occhio all'anticipo del Meda che è pericoloso con Valturina che va in porta, tiro murato, sta rischiando adesso la Calverate, bellissima iniziativa dalla sinistra, parte il cross, messo fuori, occhio al limite alla Ribi che viene anticipato, So insegue il pallone, sombrero di Orsi che è bravissimo con la testa a farla girare all'indietro, adesso il Meda sta cercando di imporre il suo gioco e di affacciarsi sempre di più in avanti. La Ribi, sassata per Orsi che la mette giù senza problemi. La Ribi, va giù la Ribi, fallo di So, un po' troppo irruento qui So, travolge l'avversario che rimane a terra dolorante, forse lo potete sentire anche voi dallo schermo. Si tocca l'adduttore, la Ribi, infatti l'arbitro dice allo staff medico di entrare, da capire se è un problema muscolare oppure ha preso semplicemente una botta da parte di So. So, solito non risparmiarsi mai, un giocatore molto generoso oltre che goleador per questa squadra, infatti va subito a chiedere scusa all'avversario, si stringono la mano i due. Vediamo se c'è qualche movimento sulla panchina di mister Cairoli, sembra di no, anche se la Ribi rimane a terra, mani in faccia per lui, non promette bene la situazione per il Meda. Dicevo poco fa, la Ribi 5 gol questa stagione per lui, anche lui un veterano di questa squadra e della categoria classe 1986. Mister Cairoli cerca di consultarsi con il suo giocatore su vicino alla fascia di competenza, vicino alla fascia appunto vicino alla panchina. Si rialza la Ribi, dovrebbe farcela, sì, pare essere non est- niente di grave. Deve però uscire dal campo e poi eventualmente rientrare. Pronto Bianchi a battere la punizione.
Orsi. Verticalizzazione, Conte sulla traiettoria, va giù, non c'è fallo. Prova a lottare Lanzarini, fermato. Allora solo, scarico per Moratti che anticipa l'avversario, parte in contropiede. Occhio alla Calvairate, Moratti apre sul lato opposto. Palla per Personè che non riesce a stopparla come vorrebbe. Insiste Personè, bravo a cercare Passoni. Sono in due su Passoni, cerca la magia Passoni, fermato. Bravo a ripiegare Valtolina. Meda cerca di uscire, palla al piede. A giù, giocatore del Meda. E arriva il calcio di punizione tra le lamentele della Calvairate. Poco più di 10 sul cronometro, ancora 0-0 e nessuna occasione da rete, neanche un tiro in porta, tranne un paio di fuorigiochi, almeno fino adesso. Poche emozioni, poco spettacolo in questa Calvairate Meda. Scacca Barozzi di testa, Larry B. Moratti lotta con Lanzarini, alla meglio il 10 della Calvairate. So la fa scorrere, punta la linea, attenzione a So, zona tiro per lui. So ci prova, fuori di poco, prima palla gol della partita nei piedi di So. È partito in percussione su, grande falcata per lui. Diciamo che gli è rimbalzata male, almeno questa è stata la mia impressione. Non prende lo specchio. Il 9 della Calvairate, pericoloso. Vicino al quarto d'ora del primo tempo. Rinvio lungo di Chierico. Portaro di testa, palla che rimane lì. Insiste il 5. Pallone in verticale, capisce tutto Bianchi. Filomeno. In orizzontale, Passoni anticipato. Martino allarga sulla destra. Lancio in profondità di Maggio di testa, sempre ben posizionato. Attenzione però Martino che arriva a tutta birra sulla destra. Cerca il dribbling su Conte che è difficilissimo da saltare. Rimessa laterale per il Meda. Ancora rimessa sul ripiegamento di Personè, addirittura in posizione per fare il terzino e aiutare la squadra. Adesso si alza un pochettino, giustamente. Pallone che rimane in campo, parte il campanile in area di rigore, colpo di testa ed è un nulla di fatto l'azione del Meda. Facile l'uscita di Colombi. Di Maggio, Conte, Passoni di prima a cercare su in fuorigioco netto, infatti si alza subito la bandierina. Bravissimo però Bianchi ad alzarsi, a lasciare su in fuorigioco di almeno un paio di metri. Squadre che si sono studiate, questa azione è l'emblema. Potete notare che non è la prima volta che Bianchi sale sul lancio del difensore a cercare la punta. Ed è sicuramente un'azione studiata da parte della difesa del Meda. E occhio a Conte che sventaglia a cercare Campanella. Palla sui piedi, la mette giù benissimo il 2. Può puntare Orsi, uno contro uno. Va sul destro Campanella, parte il cross deviato e sarà calcio d'angolo. Si avvicina Conte. Salgono le torri. C'è Portaro, c'è Personè, c'è So, c'è anche Achenza. L'arbitro però prima deve fare un colloquio e spiegare ai giocatori in area di rigore cosa non devono fare. Mai capita questa cosa degli arbitri. Io dico semplicemente fanno fallo, fischi, non c'è bisogno che spieghi prima o avvisi. Calcio d'angolo. Parte il cross, occhio perché va giù un giocatore della Calvairate, l'arbitro però non fischia. Di Maggio recupera il pallone solo parzialmente, ancora Di Maggio, può calciare, prova la botta, ma l'arbitro fischia un fallo di mano, fallo in attacco da parte del 3 della Calvairate. Anche perché avete potuto vedere che è andato a terra un giocatore della Calvairate dopo l'ampio colloquio dell'arbitro ed non è successo nulla.
Lanzarini non riesce a farla passare, fallo laterale. Orsi cerca in verticale il compagno che va giù, tutto regolare secondo l'arbitro. Campanella, non la tocca lui per ultimo, la tocca Martino. Allora rimessa laterale per i padroni di casa. A lungo Portaro, So si gira, partito So in mezzo a tre, poi col mancino apre a cercare la corsa di Passoni tra il disappunto del pubblico. Intanto Passoni converge, occhio perché può calciare, prova a imbucare sul secondo palo per Moratti e anche qui probabilmente c'era fuori gioco. Sì, si alza infatti la bandierina. Si è lamentato il pubblico di casa sull'apertura di So sulla sinistra, avrebbero preferito una soluzione più verticale o addirittura la soluzione diretta verso la porta. Pronto Chierico, che stavolta batte corto, sventagliata lunga a cercare Filomeno, scacca Barozzi di testa, c'è l'anticipo di Achenza che fa una giocata strepitosa in mezzo a due, poi si mette in proprio, occhio ad Achenza che imbuca a cercare So, c'è la diagonale perfetta da parte del difensore del Meda, ma gran giocata da parte di Achenza che passa in mezzo a due, diciamo così, alla Clarence Seedorf e poi prova a imbucare. Non va a buon fine però il suo assist, bravissimo Ambrosini in diagonale a chiudere e capire con anticipo la giocata dell'otto della Calverate. Anticipato Pozzoli, bravo portero di testa, ma l'arbitro dice che c'è fallo. Pronto la Ribi. Cerca una soluzione corta la Ribi, non la trova. Va morbido in avanti. Portalo di testa. Lanzarini lo imita. Poi forse c'è un tocco con la mano di Scacca Barozzi. L'arbitro dice che non c'è nulla. Allora So pronto a far ripartire i suoi. È sbagliato lo scarico di So. Moratti chiede un fallo laterale però non viene accontentato, rimessa laterale per il Meda, siamo circa al ventesimo del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. La Ribi in avanti senza guardare, Conte di testa, trova So che cerca persone, va giù l'11, punizione. Batte subito Tommaso Conte, scacca Barozzi. Portaro. Campanella. Soluzione vicina con Moratti che torna indietro da Portaro. Lancio in profondità. Cercare Campanella che non aveva dettato la profondità. Va bene comunque al 5 dalla Calverate perché porta a casa un buon fallo laterale. Battuto in avanti. Pallone che gli ritorna. E si ripete il fallo laterale. Conte pressato, Conte mette i gamboni davanti, Conte bravissimo, se ne va poi con l'esterno, apre sul lato opposto a cercare Passoni, parte il cross a cercare persone, non è la prima volta che vediamo questa giocata nella partita, facendo con le mani So, cenno d'intesa con Passoni, pallone leggermente troppo lungo, non era male l'idea. Chierico, Lanzarini, Bianchi, le persone, anzi chiedo scusa, So commette un'altra infrazione, vediamo cosa fa l'arbitro, non ha fischiato fallo, però adesso iniziano a lamentarsi in maniera più veemente i giocatori del Meda, è il secondo intervento che fa So in ritardo ai danni di Bianchi.
Si lamenta anche la Ribi. L'arbitro verifica le condizioni di Bianchi, che sembra comunque potercela fare. Metti le mani in tasca, Sento, metti le mani in tasca, dai. Dai. Si prosegue senza sanzioni. Ho il presentimento che alla prossima di So potrebbe arrivare il cartellino. Scacca Barozzi. Portaro. In avanti, trova Moratti tutto solo. Moratti cambia gioco. A cercare Passoni. Di Maggio. Conte. Passoni. Ancora per Conte, che si muove bene tra le linee. Pallone a cercare Akenza, occhio perché è la sua zona. Va sul fondo Akenza, dribbling di Akenza che tiene il pallone in campo. Parte il cross, Persone di testa, la manda alta di poco. Solita azione di Akenza che tende a defilarsi sulla sinistra, sfrutta la sua abilità nell'uno contro uno, mette un pallone interessante in mezzo. Persone svetta più in alto di tutti, ma la manda alta. Un gol del genere l'abbiamo vista circa un mese fa. Protagonista Visigalli, una doppietta con la giornata 2-0, vittoria per la Calverate contro la Caronnese. E l'azione dell'1-0 fu proprio dettata da Akenza. Attenzione perché c'è l'imbucata di Campanella. Ottima però la chiusura di Bianchi, che sta facendo un'ottima partita. C'è l'errore da parte del Meda in costruzione e fallo laterale per la Calverate. Pozzoli, viene tirato per la maglia Pozzoli, l'arbitro però dice che non c'è nulla, quindi So, attenzione, So, la tocca con la punta, Passoni, zona tiro, può puntare Passoni, passa in mezzo a due, fermato, ma c'è Akenza che la rimette in mezzo, Bianchi mette fuori, pallone che rimane lì, ancora Akenza atterrato, calcio di punizione. Punizione per la Calverate, si lamenta Almeda perché avrebbe voluto il fallo ai danni di Pozzoli, l'arbitro però ha visto in altro modo e punizione in zona interessante per i padroni di casa. E l'arbitro si avvicina alla panchina del Meda e tira fuori il primo cartellino della partita ed è per mister Cairoli. Addirittura cartellino rosso per Cairoli, mandato fuori circa al 25esimo. L'arbitro senza mezze misure lo manda fuori. Deve sicuramente aver detto qualcosa di significativo, noi non possiamo saperlo ovviamente. Tanto si sistema il pallone a Akenza. Si avvicina anche Passoni, vediamo. C'è Akenza sul pallone. Quattro uomini in barriera messi da Chierico. Fischio dell'arbitro. Akenza va in porta e la prende male, si alza tanto la traiettoria, pallone fuori. Non era facile metterla sotto al 7, soprattutto con quel tipo di rincorsa, apre troppo il piattone, la prende troppo sotto, corpo all'indietro. Il pallone abbondantemente alto. Adesso il Meda con il rinvio lungo di Chierico. Scacca Barozzi di testa, indirizza nella zona di Campanella che prolunga a cercare So. So a memoria per Moratti. Insegue il pallone il 10, la mette in mezzo. Occhio perché c'è l'anticipo del difensore. Un po' dubbioso qui Chierico che batte il 5 al suo difensore. Altro calcio d'angolo per la Calverate.
anzi non calcio d'angolo, chiedo scusa, ma rimessa laterale, battuta veloce, Campanella, parte il cross per Sonè in girata, cerca la giocata impossibile per Sonè, non prende la porta. Solito rinvio lungo, pallone che viene spizzato, Pozzoli la tocca con la testa, poi la riceve, occhio a Pozzoli, ci prova Almeida, Pozzoli va in porta, para Colombi in qualche modo, bagger di Colombi che se la ritrova lì, traiettoria difficile da intuire, prima palla gol anche per il Meda. Pozzoli, sombrero di Pozzoli, anticipo di Di Maggio, poi la Ribi, ripulisce il gioco come può. Arriva il fischio dell'arbitro, fallo ai danni di Campanella. Primo squillo del Meda nella porta di Colombi con Pozzoli da fuori area. Pozzoli che cerca il suo terzo gol in campionato. Non male la conclusione, soprattutto per la traiettoria imprevedibile. Infatti Colombi ha dovuto fare un intervento non proprio bellissimo dal punto di vista stilistico. Intanto Moratti in buca per persone che... sa di essere in fuorigioco e quindi non va. Guarda, alta, alta. Pozzoli di testa a cercare Filomeno, è più veloce di Scaccabarozzi l'11, bravo però Scaccabarozzi ad anticiparlo. Campanella resiste ai calcioni, rimane in piedi Campanella, morbido il tocco per persone, capisce tutto la difesa bianconera. Poi Conte sbaglia lo scarico, Conte, Di Maggio intelligente qui a capire le intenzioni dell'avversario. Passoni sventagliata sul lato opposto dove c'è Campanella, colpo di testa, So si gira, va sul destro, So, sono in due su di lui, lo scarico, memoria per Moratti, zona tiro per lui, Moratti non calcia, lo scarico per Conte e poi Passoni. Passoni va sul destro, calcia in porta, pallone che non arriva tra le mani di Chierico, ci arriva adesso senza problemi. Occhio alla Ribi che va giù, fallo fischiato dall'arbitro. Siamo vicini alla mezz'ora del primo tempo, ancora 0-0 tra Calvairate e Meda, entrambe le squadre hanno avuto l'opportunità di sbloccare il risultato, due volte la Calvairate, una al Meda. Adesso ci provano i padroni di casa con la solita percussione di Achenza, tocco con l'esterno, intercettato dalla Ribi che sventaglia a cercare Pozzoli in profondità, c'è Portaro su di lui, protegge il pallone Portaro, vediamo cosa dice l'arbitro. È rimessa laterale per la Calvairate. Direttore d'attaccato. Prolunga persone. La mette giù su, bravissimo a girarsi e a pulire il gioco. Achenza. Passoni. Attacca dalla sinistra la Calvairate. Esterno in avanti per Moratti. Arriva Conte a dare una mano. Il pallone per lui. Occhio che può calciare. Conte in buca. Deviazione. Persone al limite. Pallone deviato, non è finita. Campanella, ma l'arbitro ferma tutto. Provenzione di fuorigioco di So probabilmente. Meda che non concede la conclusione da fuori. Infatti la difesa sempre posizionata abbastanza alta, anche quando comunque deve subire. È sempre difficile cercare la profondità e l'imbucata. Filomena. Fermato Filomeno, intervento sul pallone. Orsi a memoria dall'altra parte a cercare Valtulina che va giù. Cade male Valtulina. Passone sportivo, mette il pallone fuori. Si rende conto che l'avversario si è fatto male cadendo o nel contrasto. L'arbitro non fischia fallo. Rimane a terra Valtulina. Non si è visto molto in questa prima mezz'ora del primo tempo. 6 gol per lui in questa stagione, uno dei uomini più simbolici e importanti del Meda. Si rialza subito però
Lanza a metà strada, vieni qua, fatti portare, vieni. Pronto Martino a restituire il pallone alla Calvairata. Ora, Lele. Colombi. Di Maggio. Conte. Rischia Conte di perderla, l'arbitro non fischia, da terra Conte rimedia in qualche modo. Perde però comunque il pallone in uscita alla Calvairate. Occhio al Meda. Pallone dentro per Lanzarini. Va in porta Lanzarini. Murato da Scacca Barozzi. Occasione per il Meda. Adesso Akenza. Manda in profondità Persone. Si apre la difesa del Meda. Ci prova la Calvairate. Persone può puntare. Entra in area. Persone dribbling. Fermato. E commette anche fallo. Occasione sprecata per la Calvairate. Ha provato a fare tutto da solo Persone, erano in tre, lui, Su e Campanella. Bravissima la difesa del Meda, nonostante l'inferiorità numerica nel contropiede, a fermare l'offensiva dell'11 rosso-blu. Rinvio lungo di Chierico. Svetta più in alto di tutti Di Maggio. Moratti, occhio al taglio di Campanella servito. Non si fa sorprendere Orsi, che fa il massimo, mette il pallone in fallo laterale. Portaro. Conte. Può anche calciare Conte, preferisce aprire benissimo dall'altra parte dove c'è Passoni. Solito duello di Passoni contro Martino, che rientra. Occhio a Passoni, zona tiro, va in porta Passoni! Che gol ha fatto Passoni! Eurogol del 7 della Calvairate, che sblocca il match con una magia! 1-0! Riceve il pallone da Conte, poi ne salta uno, ne salta anche un altro, fa partire un missile che sbatte sulla traversa, poi finisce in porta. Ragazzi, che gol, e non è il primo che vediamo in questo stadio. Diciamo che la Calvairate ha il vizio di fare dei gol non proprio scontatissimi. Grandissimo gol di Passoni, 1-0 e match sbloccato. Ed è il secondo gol in stagione per Passoni. Non ne ha fatti tantissimi, ma diciamo che questo vale per 10. Per la bellezza, per aver sbloccato un match difficile, per quanto visto in questa prima mezz'ora. Adesso occhio alla Calvairate, che manda in profondità Persone e si alza subito la bandierina. Fuori gioco di So. Bianchi. Stai lì! Orsi. Pallone che non può essere giocabile per Ambrosini. Adesso sì. Sventagliata lunga del 5. A cercare la corsa di Filomeno. Di Maggio, elegante, la mette giù. Sbaglia però il disimpegno. La Ribi in qualche modo, in maniera regolare, porta avanti il pallone. Poi col mancino cerca la verticalizzazione. Pallone che passa. Non ci sono però maglie bianconere a ricevere. E allora Colombi con calma. Guarda come sta. Lele, passo dentro. A lungo Colombi. Pallone che filtra. Persone anticipato. Dalla Ribi. È sbagliata però la giocata del Meda, un po' impreciso negli ultimi 35 metri. Subito sicuramente mentalmente lo svantaggio del 1-0, soprattutto quando poi arriva da un capolavoro sul quale puoi fare poco o nulla.
Tanto solito lancio in profondità per So, che è più veloce. Occhio a So che entra in area. Se la allunga So, e se la allunga troppo, perché Chierico gliela porta via. Guida dentro Lanza, Bianchi, dentro, bravissimo. Cerca una soluzione Bianchi, prova la verticalizzazione, sbagliata, allora la Calvarate recupera il pallone. Moratti, tocco in verticale per So, ma arriva il fallo, in ritardo la Ribi, chiedono un cartellino ai giocatori della Calvarate, l'arbitro preferisce invece solo la munizione verbale. Rimane a terra Moratti. Una botta per lui sicuramente. Moratti che nasce mediano, ma che da un po' di tempo indossa la 10 sulle spalle. Gioca la mezzala di rottura, quasi di inserimento e anche di rifinitura. L'avete visto in questa occasione, dove comunque ce l'ha la giocata del trequartista puro, no? Di imbucare con l'esterno, di cercare il movimento in profondità della punta. Però è anche bravo a dettare i tempi di gioco, anche se quello è compito del 4 che adesso sta per battere questa punizione. Tommaso Conte, che chiama lo schema. Occhio di inserimenti! Parte la cross a cercare So di testa, pallone dentro, scacca Barozzi, rete, ma tutto fermo. Tutto fermo, fuori gioco di So in partenza. L'arbitro ha alzato le mani ancora prima che Scacca Barozzi potesse insaccare il pallone in rete. Ambrosini. Lungo, lancio sbagliato. Pallone che arriva a Martino che la perde. Attenzione, So gliela porta via. Occhio a So che è più veloce. Vince il duello fisico. Pallone dentro per Akenza. Akenza! Akenza, raddoppio Calvairate. Adesso per il Meda è dura. Errore di Martino che perde il pallone in costruzione. Ne approfitta So, che stavolta veste i panni di assistman. Trova la sovrapposizione interna di Akenza che apre il piattone. Terzo gol per Akenza in questa stagione. Diciamo prima di Moratti, ma anche Akenza ha più box to box rispetto al 10 e l'ha fatto vedere soprattutto adesso. Inserimento da centrocampista puro, sovrapposizione interna con i tempi giusti e freddo davanti a Chierico. 1-2 pesante dalla Calvairate, ma ancora più pesante per il Meda che deve reagire. Pozzoli, inseguito da Portaro, subisce forse fallo Pozzoli, sì. Martino entra dentro al campo. Martino in orizzontale da Orsi, cerca di liberarsi Orsi, pallone in verticale a cercare Pozzoli che va giù senza fallo secondo la. Occhio al contropiede della Calvarate, compressione, si butta in profondità Moratti. Chierico però è bravissimo perché capisce tutto in anticipo e si fa trovare pronto al momento giusto nel posto giusto. Sempre più scoperto il Meda perché rischia di più e la Calvarate sta cercando di sfruttare gli spazi che vengono per forza di cose concessi in contropiede. So, in mezzo a due, So si gira
Altra giocata di So che va giù, non c'è niente. Martino. Lanzarini. Verticalizzazione di Lanzarini, troppo facile per Di Maggio. Dribbling, altro dribbling, solito Di Maggio qui. E poi giocata smarcante a trovare Moratti. Occhio a Campanella che si fa vedere. La palla però di Moratti è imprecisa. Recupera Orsi. Pozzoli prova la giocata, fermato con fallo. La Ribi. Martino. Pallone dentro a cercare Guarnaccia, è sbagliata però la sua soluzione, solito anticipo di Di Maggio che prova a cercare in profondità Su con una palla ambiziosa, capisce tutto Bianchi. La Ribi. Martino. Anzi, Valtulina. Parte il cross di Valtulina, deviazione, corner. E invece no, perché l'ultimo a toccare è un giocatore del Meda, anche sfortunata la squadra ospite è qui. Sarà quindi rinvio dal fondo per la Calvairate. La Calva, lascia stare. Simo, gira anche tu, gira. Pronto Colombi. Viene sollecitato dal direttore di gara a battere questo rinvio. Attenzione, attenzione, perché a palla lontana è arrivato un cartellino giallo per So e si scaldano gli animi. C'è un giocatore del Meda a terra, da capire bene quello che è successo. Probabilmente un colpo a palla lontana da parte di So sul giocatore del Meda. Viene graziato So, cartellino giallo per lui, perché il regolamento in questo caso dice che a palla lontana, gesto volontario, dovrebbe scattare automaticamente il rosso, ma noi non abbiamo la certezza di quanto è successo, quindi ci atteniamo a commentare quello che succede in tempo reale. Quindi giallo per So e l'arbitro dice di riprendere il gioco dal rinvio d'osso dal fondo. Animi sempre più caldi, c'è la Ribi che va a lamentarsi con Su, poi con l'arbitro. Quindi cartellino giallo e un paio di indicazioni, un paio di avvertimenti da parte del direttore di gara per Su. E intanto sono 3 minuti di recupero. Continuano le lamentele, il gioco però riprende. Passoni prova a metterla giù, è impreciso il suo stop. Pallone che esce, rimessa laterale per la Calvairate. Persone. Fermato Persone, senza fallo. È rimessa Meda. Pallone a cercare Pozzoli, la mette giù il 9, l'appoggio impreciso, ci pensa Kenza, poi Campanella, lo scarico all'indietro, spazza via Portalo, la palla diventa buona per So, si gira So, fermato poi Pozzoli, arriva più in alto di tutti, Anzarini, Sombrero, bravo a imbucare, a cercare Filomeno, che però parte in posizione di fuorigioco. Fuorigioco dell'11 del Meda, che era partito bene i primi 15 minuti, poi si è sempre spento di più. Guarda l'altra parte. Bravo. Un po' sparito dal gioco. Dai, lascia stare. Bravo. Lascia stare. A lungo Colombi. La Ribi di testa. Guarnaccia. Alza la traiettoria, c'è però Akenza ben posizionato, adesso la Calvairate si limita
a spazzare via ad andare sul 2-0 verso la fine di questo primo tempo. Martino va lungo, pallone che però è uscito. L'arbitro inganna un po' tutti perché ha fischiato il fallo laterale, si è alzata la panchina della Calverata e anche quella del Meda, pensavano tutti avesse fischiato la fine del primo tempo. Così non è, perché c'è un'altra azione per la Calverata. Attenzione, Campanella la mette giù, Campanella va in porta, facile l'intervento di Chierico. Rinvio lungo, ma arriva alla fine del primo tempo. Avanti la Calverate sul Meda, 2-0. Piccolo spot per noi e poi tra poco per la seconda parte di Calverate Meda.
Ed eccoci tornati qui per il secondo tempo di Calverate Meda, avanti la Calverate 2-0, gol di Passoni, capolavoro di Passoni più che altro, era doppio arrivato da parte di Achenza, adesso il Meda deve rientrare in campo con una testa diversa sicuramente rispetto a quella vista nel primo tempo per provare quantomeno a dare una reazione, a far vedere che c'è in campo, e la Calverate dall'altra parte deve sicuramente dimostrare di avere la maturità sufficiente per mantenere il risultato e inseguire il sogno chiamato playoff. Ci siamo, primo pallone per la Calverate, pronto su sul dischetto del centro di centrocampo, mi segnalano nessun cambio per entrambe le squadre all'intervallo, quindi si riparte con gli stessi 11 del primo tempo. Fischietto in bocca per il direttore di gara e ci siamo, iniziato il secondo tempo di Calverate Meda. Portaro in mezzo a due, poi in mezzo a tre, la fa passare Achenza di prima, apre il piattone a cercare Campanella che la mette giù bene dentro per Persone, anticipo di Ambrosini, bravo Valtulina, Lanzarini apre dalla parte di Pozzoli che prova ad aumentare i giri del motore dalla sinistra, viene fermato con un fallo, punizione Meda. Chiamato lo schema, quindi salgono le torri, tutti in the box per saltare più in alto di tutti. Sale anche la Ribi, parte il traversone, troppo corto, facile per Conte che mette fuori. Bianchi, Orsi, Pozzoli, rischia il dribbling, gliela portano via, adesso può attaccare la Calverate, Persone, Campanella, la chiama su in area, parte il cross a cercare proprio il numero 10 della Calverate. L'arbitro fischia il fallo in attacco, esce il portiere che prende sia il pallone, sicuramente prende anche la testa, almeno parte della testa di Moratti. Intervento al limite, bisogna sicuramente verificare le condizioni di Moratti che rimane a terra, deve entrare subito lo staff sanitario perché ha subito un colpo alla testa, quindi dovrebbero esserci già i medici in campo. Contrasto di gioco durissimo, l'arbitro non se l'è sentita di fischiare calcio di rigore. Si è rialzato Moratti, per fortuna nulla di grave per lui, così come per Chierico. E falli in attacco. Iniziano i movimenti anche nelle panchine del Meda della Calverate. Pronto Chierico, si riparte. Bianchi, lancio lungo a cercare Filomeno, colpo di testa di Scaccabarozzi, prolunga Portaro, Campanella, Moratti di prima, c'è l'anticipo di Bianchi, poi la Ribi di prima, anche Pozzoli, alla fine del pallone lo prende su, cerca una soluzione su, premia la corsa di Passoni sulla sinistra. Conte, zona tiro per lui, rasoiata di Conte, gran palla per Campanella che la mette in mezzo, Moratti traversa e c'è il gol della Calverate, il terzo, 3-0, azione da manuale del calcio, vanno tutti ad abbracciare Conte anche se il gol l'ha fatto Moratti, 3-0. Gol perfetto, come dicevo, azione e triangolo magistrale, parte tutto da un'imboccata di Tommaso Conte che con i giri giusti la mette sul piede di Campanella di prima, poi colpo di testa di Moratti che con la traversa, con l'aiuto della traversa, trova il gol del 3-0 Calverate.
primo gol tra l'altro in stagione per Riccardo Moratti, classe 2001, porta già la 10 sulle spalle, e 3-0. Voltulina, Lanzarini, anzi Guarnaccia, chiedo scusa, Laribi, Orsi, Bianchi, Orsi pressato da Moratti, pressing giudicato troppo falloso. Pallone un po' a metà, adesso il Meda psicologicamente non è proprio del tutto in campo, ecco. Ambrosini va in profondità, Colombi l'aspetta, la fa sua. Scacca Barozzi. Conte di prima, va a memoria, il pallone è troppo corto, ci arriva Bianchi per primo. Lanzarini prolunga, Pozzoli fermato, arriva Lanzarini da una mano, pallone che rimane in campo, sempre Lanzarini. E poi va giù ed è bravo perché porta a casa fallo. Buono spunto qui dell'otto bianco-nero, punizione nella zona interessante per il Meda. Da sotto di tre reti e subire il terzo gol, pronti via, così nel secondo tempo non è sicuramente facile. Fischio dell'arbitro. Parte il cross che è più un tiro in porta, mal calibrato, troppo potente, profondo. Sarà rinvio dal fondo per Colombi. Con calma Colombi, c'è Scacca Barozzi vicino a lui. Rinvio lungo di Scacca Barozzi a cercare Moratti, che è bravo a scaricarla alla zona di Campanella, campanile sul quale So riesce a dar fastidio, infatti porta a casa un fallo laterale. Adesso i ritmi sono calati sia da una parte che dall'altra, a parte Calvairate, perché dopo il 3-0 possono comunque gestire e correre meno, parte Meda sicuramente perché psicologicamente non è facile assorbire il 3-0 in questo modo. Intanto va giù So e arriva un altro cartellino. È punizione per la Calvairate. Andrà Conte a battere la punizione. Sono sei uomini rosso-blu in area di rigore. Solita mischia al centro dell'area di rigore, pronto Conte. Fischio dell'arbitro. Parte il cross, colpo di testa di Portaro che trova la schiena di Bianchi. Anzi, Laribi, chiedo scusa. Pallone che passa e poi Moratti fa prendere uno spavento ai tifosi sugli spalti, scaraventando il pallone sulle tribune. Rimessa laterale Meda. Ambrosini, rinvio lungo, Di Maggio la fa passare, solita giocata di personalità da parte di Di Maggio che non ha paura di prendersi qualche rischio dietro. Dai, dai, raga, non vogliamo.
Con calma Colombi. Rinvio lungo. Pallone che passa, attenzione a Persone. Persone a tu per tu. Prova la gran giocata e ha cercato il gol capolavoro anche lui in una giornata in cui di gol capolavori ne abbiamo già visti. Soluzione che però non va a buon fine. Bianchi. Ambrosini. Martino. Martino rischia, alla fine è costretto a scaricarla. Allora Bianchi. Soluzione in verticale, a cercare Filomeno. Protegge il pallone Filomeno, sono già in due su di lui. Viene messo giù, pallone che rimane in campo. L'arbitro dice che non c'è nulla, poi serie di rimpalli che sfavorisce la Calverate. Premi Almeida, fallo laterale. Ambrosini. In verticale la soluzione a cercare Guarnaccia che si defila sulla destra. Pallone dentro, troppo debole, facile per Passoni. A lungo Passoni, soluzione a cercare Persone. Ambrosini la tiene in campo ma la regala alla Calverate che adesso può approfittarne con questa apertura perfetta di So nella zona di campanella, uno contro uno. Parte il cross a cercare l'incornata di So che la impatta coi tempi giusti ma non indirizza verso la porta. Martino. Ambrosini. Prolunga Filomeno. Interessante la sua giocata. Meno interessante questo disimpegno di Portaro. Prende male il pallone. Finisce in fallo laterale. In zona offensiva per il Meda. Martino. Valtolina. Finta il cross. Va sul destro. Parte adesso il traversone. Palla dentro. Occhio perché va giù. Lanzarini si lamentano i giocatori del Meda fino a un certo punto, però si prosegue. Possesso Calvairate, non c'è nulla dice l'arbitro sulla trattenuta ai danni di Lanzarini. Laribi di testa anche a Chienza, poi So combatte con Ambrosini che la meglio. Laribi, pallone in verticale, c'è l'anticipo di Passoni che sta facendo una partita incredibile, scoperto il Meda, ci prova la Calvarate in contropiede e poi arriva il sacrosanto giallo per Lanzarini che accetta e chiede scusa. Fallo tattico intelligente di Lanzarini che ferma la controffensiva della Calvairate. Achenza. Portaro. Soluzione morbida a cercare la corsa di Campanella e va giù l'arbitro, però non fischia niente, quindi rimessa Meda. Laribi lo scarico, rischia qualcosa Orsi, alla fine porta a casa il massimo. Rinvio da fondo in una situazione complicata di pressing della Calvairate, ha già giocato il Meda e quindi Martino. Guarnaccia con calma la fa girare. Ambrosini. Bianchi. Ambrosini. Sì, fatti portare. Cerca una soluzione Ambrosini, va lungo a cercare Filomeno in profondità. Di Maggio arriva per primo, mette il corpo davanti e porta a casa il rinvio dal fondo. Lo porti a casa come portachiave quelli, ancora nessun cambio per le squadre.
Ci avviciniamo al quarto d'ora della ripresa. Entrambi gli allenatori preferiscono rimanere con gli stessi 11 del primo tempo. Portaro, Campanella in profondità, pallone che scavalca Lanzarini, e allora ne approfitta Moratti che porta via il pallone a Bianchi. Occhio da Kenza, servito a Kenza davanti al portiere, a Kenza lo salta, gran giocata, Kenza la mette in mezzo e poi Persone sigla il gol del 4-0 Calvairate. Parte tutto dal recupero di Moratti, poi Akenza fa una giocata bellissima con la suola, dribbla Chierico e poi serve il pallone per il tap-in di Personè, che trova il suo 12° gol in stagione. E 4-0 Calvairate. Un gioco da ragazzi quest'oggi per i rossoblù. Altra azione bellissima da gol, quella del 3-0 era bella, questa lo è altrettanto se non di più. Intanto è pronto un cambio in, per la Calvairate, ma si deve aspettare Laribi. Lancio lungo a cercare Pozzoli, la palla interessante, Pozzoli prova a metterla in mezzo, calcio d'angolo per il Meda, vediamo se si potrà effettuare il cambio o no, perché se non sbaglio ad entrare il numero 20 Cristiano Visigalli, che si rimette la pettorina. Parte il cross, pallone a cercare Bianchi, altro colpo di testa di Pozzoli, facile l'intervento di Colombi. Sì, colpo di testa di Laribi, non di Bianchi. Di Maggio, Portaro, soluzione lungolinea, trovare Campanella che ne ha ancora, velocissimo il 2, va da solo, resiste all'urto, ancora Campanella, che giocata, poi apre col sinistro sul lato opposto dove c'è Passoni, la mette col piattone Passoni, sempre Campanella va giù. Qui Passoni poteva sicuramente fare meglio. Occhio al Meda col contropiede, Valtulina si gira, c'è spazio per rimbucare, dribbling di Valtulina, pallone buono per Martino, che ha spazio per avanzare, su di lui c'è Akenza, lo punta Martino che è costretto a tornare indietro, ancora Martino, passa in mezzo a due, pallone dentro per Guarnaccia, posizione regolare sul cross che parte adesso, messo fuori da Portaro. Orsi, Valtulina cerca di farla passare, serie di rimpalli, poi Di Maggio senza mezze misure, subisce anche fallo. In ritardo Martino, arriva il cartellino giallo per lui, rimane a terra Di Maggio che ha preso una brutta botta. Intanto cambio per la Calvairate e anche per il Meda, dentro Simone Crea per il Meda, fuori il numero 9 Pozzoli. Quindi cambio singolo per la Calvairate, per il Meda, invece per la Calvairate ad uscire è Persone, che ha fatto in tempo a trovare il gol del 4-0. Del 4-0 al suo posto dentro Visigalli. Ad uscire anche Conte. Applausi anche per lui. È al suo posto, vediamo chi entra. Dentro Ronchi, quindi Visigalli, Ronchi dentro, fuori Personè e Conte, questi candidati da Calvairate, invece per Sponda Meda, fuori Emanuele Pozzoli, dentro Simone Crea. Rinvio lungo di Scacca Barozzi a cercare So, che parte in posizione di fuorigioco. Grazie.
Orsi, bravo a farla passare tra le linee. Guarnaccia gioca semplice e trova la Ribi. Ambrosini, morbido Ambrosini per Martino che la mette giù. Valtulina dentro per il sinistro di Lanzarini che va in porta. Trova però Colombi pronto a parare nel tiro, anche colpito scacca Barozzi, ovviamente involontario. Il colpo di Lanzarini che va subito a verificare le condizioni dell'avversario. Si rialza scacca Barozzi. Rinvio lungo di Colombi. Sola mette giù la stoppa con la guancia addirittura. Poi si gira, ne porta a spasso due. Va giù, l'arbitro non fischia. Allora Valtulina. Serve Martino sulla corsa. In diagonale Martino. Bella palla per Lanzarini che prova il dribbling. Fermato. Visigalli tocca il primo pallone della sua partita. E si vede che è freddo Visigalli. Arriva l'errore che non è da lui. Ronchi recupera. Moratti. In mezzo a tre Moratti. La portano via. Ecco, commette fallo. Batte veloce Valtulina. La tocca Di Maggio. Colombi. Portaro, Passoni, scacca Barozzi. Colombi, sto con calma la Calverate, non ho nessuna fretta. Ho messo in ghiaccio la partita e il risultato in un pomeriggio dir poco perfetto, calcisticamente parlando, da parte loro. Bianchi di testa, Orsi. La alza per la Ribi che non la mette giù come vorrebbe. Allora Moratti passa in mezzo a due. Occhio al movimento di Visigalli. Cercato Visigalli di testa. Posizione regolare, anche se secondo me era partito Visigalli con un piede in avanti. L'arbitro fa proseguire. E rinvio dal fondo per il Meda. Guarnaccia. Lanzarini di prima per la Ribi, verticalizzazione, crea Valtulina, fa girare bene il Meda adesso, Orsi, la Ribi, si ricomincia da Bianchi, ancora la Ribi, pallone in verticale per Filomeno. Fermato, allora riparte la Calvarate in contropiede con Cristiano Visigalli. Campanella servito sulla corsa, occhio a tutto solo, lo serve Campanella, pallone perfetto, sola mette giù, col sinistro, Chierico in due tempi e la palla finisce lo stesso in rete, 5-0 Calvarate, la firma è di E arriva il 15° gol stagionale da parte di che con l'aiuto di Chierico porta sul 5-0 la Calvairate. È inutile dire che adesso la partita è chiusa, era stata messa in ghiaccio già da prima. C'è da dire che il parziale inizia ad essere un po' pesante per il Meda, che prendere 5 gol non è sicuramente facile. In vista anche dei prossimi impegni, una cosa che al morale sicuramente non fa benissimo, invece fa bene al morale della Calvairate per la lotta ai playoff dopo un avvio di stagione stellare che l'ha vista prima in solitaria per qualche mese prima del glow up del Pavia. Di Maggio
quasi da mediano basso, si gira e imposta lui. Passoni. Prende un paio di calcioni Passoni. Anche 3 o 4, e infatti l'arbitro fischia. Battuta veloce la punizione, sventagliata perfetta nella zona di Ronchi. E la mette giù, se ne va Ronchi. Parte il cross di Ronchi, la palla è buona, attenzione, su ancora, arriva il gol, ma stavolta tutto fermo per fuorigioco. E altro cambio per la Calvairate. Pronto Paloschi, vediamo al posto di chi. Ad uscire Campanella. Fuori Paloschi, dentro Campanella. Terzo cambio per la Calvairate, arrivano gli applausi per il numero 2, rosso-blu. Anche oggi ha fatto una partita incredibile, non ha segnato ma ha fatto un assist, ha corso tantissimo, insomma è una certezza per questa squadra. Campanella al suo posto, il veterano Paloschi. Colpo di testa di Crea a cercare Filomeno, che viene anticipato da Scacca Barozzi. Ancora Crea, tratto bene in partita. Martino, Valtulina, pallone per Orsi che la domestica, la scarica. Ancora il capitano. Gioca corto Orsi, poi se la ritrova lì. Laribi cerca di ripulire il gioco in qualche modo, ce la fa. Ambrosini. Di prima il sinistro in avanti, Di Maggio. Solito puntuale sull'intervento, ancora Di Maggio, attenzione perché è partito. 1-2 che si chiude, anticipo di Ambrosini. Gran giocata da parte del 5 bianconero che adesso prova ad andare da solo. Valtulina. Rientra sul sinistro, va in porta Valtulina, murato il tiro, palla che diventa buona per Crea che va in porta, la chiude troppo. Ed è sbagliato il rinvio di Colombi. Non può arrivarci Paloschi, rimessa laterale per il Meda. Anticipo di Visigalli, Laribi con qualche problema. So in scivolata, pallone che rimane in campo, lo tiene Paloschi, trova Visigalli che chiude al volo l'1-2, visionario. Visionaria la giocata di Visigalli, non poteva arrivarci Paloschi. Chierico, Martino, Bianchi, verticale, la palla a cercare Crea, pressato da Portaro, insiste Crea, bravo a sterzare, a dribblare, anche a passarla col no look. Laribi, pallone in verticale a cercare Guarnaccia, bello l'inserimento di Guarnaccia, attenzione che rientra, Guarnaccia calcia in porta! Pallone fuori di poco, occasione nitida per il gol della bandiera del Meda. Visigalli, scarico per So. Paloschi, parte il cross deviato, Bianchi bravo a metterla fuori. Orsi, prova a fare da solo Orsi, lo scarico per Crea, Lanzerini, Crea sempre più nel vivo del gioco. Crea è entrato veramente bene dalla panchina, adesso dribbla e trova la giocata smarcante. Lanzerini, Orsi,
Larry B. Ambrosini, buona uscita a palla del Meda, chiama il pallone Filomeno, il pallone è proprio per l'11, troppo lungo però il lancio di Ambrosini. Intanto altro cambio per il Meda, fuori Riccardo Guarnaccio al suo posto, vediamo chi entra, dovrebbe essere Cappellini, infatti è proprio lui col numero 17 dentro Alessandro Cappellini. Secondo cambio, secondo slot utilizzato dal Meda, ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, risultato che vede la Calverate avanti 5-0. È il gioco che può riprendere. Scacca Barozzi, Portaro, rinvio lungo a cercare Visigalli che spizza con la testa, su, prova a restituirgliela, colpo di testa di Ambrosini a mettere fuori, poi Lanzarini in qualche modo se la cava e quindi Bianchi, Martino, Bianchi, pallone entra le linee a cercare Orsi, Crea, sempre Crea imbastire l'azione offensiva del Meda, poi la Ribi, pallone in verticale a cercare Filomeno, c'è una spinta di Scaccabarozzi non giudicata fallosa dall'arbitro, allora Di Maggio, Moratti che si è abbassato nel suo ruolo naturale adesso a fare il play davanti alla difesa, Paloschi, Portaro, alza Portaro, il pallone però uscito, allora rimessa laterale per il Meda, Orsi, pallone in avanti a cercare Filomeno, occhio perché sto dando un'occhiata ai movimenti sulla panchina del Meda, animi tesi forse tra un componente della panchina del Meda e un giocatore in campo della Calvairate. Il mister dice di sedersi al suo giocatore, non so se potete vederlo anche voi dai vostri teleschermi, ma clima teso sulla panchina del Meda. Intanto seguiamo l'azione, Cappellini all'indietro per l'Ari B col sinistro, l'Ari B in buca, gran palla a cercare Filomeno, attenzione Filomeno toccò sotto ma tutto fermo perché Filomeno parte in posizione di fuorigioco e adesso il direttore di gara interviene vicino alla panchina, anzi nei pressi della panchina del Meda, e non mancano le lamentele, le liti anche in campo. Adesso la partita diventa veramente nervosa e brutta da commentare e da vedere. Vediamo se arriva il cambio per la Calverate, probabilmente uscirà So che sta rischiando di farsi espellere, trascinato a forza dai compagni fuori dal campo. Adesso è difficile capire quello che sta succedendo perché c'è un mucchio selvaggio lì nei pressi della zona cambi. Tanto esce Personè e questo è certo, e al suo posto entra Federico Roveri, scusate, esce So, non Personè. Continuano i colloqui da parte del direttore di gara con la panchina del Meda, adesso si avvicina anche Conte per capire cosa sta succedendo, cosa stia succedendo. Intanto cambio anche per il Meda, ad uscire Valtulina, e al suo posto dentro Maugeri Simone. Dentro Maugeri, fuori Valtulina. Si è ristabilita una sorta di normalità in campo. Allora vediamo se il gioco potrà riprendere. Si avviciniamo al 34esimo della ripresa. Calvarate 5, Meda 0. Si riprende.
Rinvio di Colombi, colpo di testa di Laribi, Bianchi, poi Orsi spazza via. Fallo di Visigali, danni di Orsi, battuta veloce la punizione. Ambrosini, invio lungo di Ambrosini, Paloschi di testa a cercare Colombi che è costretto all'intervento per evitare il corner. Ancora Paloschi, pressato adesso, rischia di perderla, poi Passoni in mezzo a due, atterrato, con fallo, punizione. Pronto scacca Barozzi a battere la punizione. Si avvicina Colombia al pallone. Rinvio di Colombi, prolunga Kenza. Pallone conteso in mezzo al campo, ancora l'otto rosso-blu. Dribbling, gran giocata, poi Visigali di prima, va giù a Kenza, l'arbitro infatti fischia fallo. Rimane a terra Kenza. Portaro. Scacca Barozzi. Moratti di prima lì indietro con qualche brivido. Da Colombi. E Colombi direttamente in tribuna. Pallone fuori. Fallo laterale per il Meda. Ultimi 9. Più recupero. Filomeno. Prolunga. A cercare la corsa di Cappellini che non può arrivare sul pallone, allora rinvio dal fondo per Colombi. Portaro. Ma da solo Portaro, poi in verticale cerca Visigalli, anticipato da Laribi. Filomeno. Triplicato Filomeno, bravo Roveri a portargli via il pallone. Pallone che rimane in campo. Ronchi va lungo, Visigalli all'indietro, sbaglia lo scarico, Cappellini. Orsi. Ancora Cappellini. In verticale, cerca il taglio di Filomeno, la chiama Colombi. Akenza. Visigalli fermato da Bianchi. Ancora Akenza però di prima, bravo a trovare tra le linee Moratti che di prima cerca Ronchi. Pallone che rimane in campo, allora può andare Ronchi. Ronchi contro Martino. Di Maggio cerca la giocata di Fino, non va, allora Ronchi va da solo, viene atterrato, ma l'arbitro dice che non c'è fallo. Era vicino, più vicino di tutti il direttore di gara. Sembrava esserci una sorta di contrasto, di contatto, però l'arbitro era più vicino e quindi ci fidiamo della sua decisione. Bianchi. Cappellini. Martino. Ambrosini. Movimento in profondità cercato da Ambrosini, Di Maggio di testa, poi Akenza con la solita tranquillità ripulisce il gioco, Passoni e poi Paloschi, si fa vedere Roveri in mezzo, servito di prima Passoni a memoria nella zona di Ronchi che la mette giù bene, sovrapposizione interna di Di Maggio premiata. Di Maggio la mette in mezzo, palla che passa con deviazione, se la cava in qualche modo il Meda, poi Cappellini. Pallone spazzato via, ancora Roveri che la tocca col braccio, punizione a favore del Meda.
Arriva l'altro cambio per la Calverate, dentro Pane Pinto. Vediamo chi esce. Vorrebbe uscire Passoni, infatti. Dentro Andrea Panipinto, fuori Passoni, autore del gol dell'1-0, un gol strepitoso. Dentro Panipinto. Bianchi. Orsi. Va da solo Orsi, poi col tacco cerca la giocata di Fino, non trovata. Moratti, sventagliata dall'altra parte a cercare Ronchi. Il pallone fuori. Laribi. Martino. Entra dentro al campo il 2 bianconero, poi trova Lanzarini che di prima serve Orsi. Avanza il capitano. Pallone per Crea. Prova a fare tutto da solo Crea in mezzo a 2, poi sterza, sovrapposizione premiata per Orsi che la mette in mezzo. Scacca Barozzi, ben posizionato, mette il pallone in fallo laterale. Ancora Orsi con la suola, altro fallo laterale. Battuta la rimessa laterale, Panepinto prova subito a dare una mano ai suoi sull'iniziativa di Crea che scarica per Orsi, poi Cappellini in area di rigore, spalla alla porta Cappellini, mezza 3, costretto allo scarico. Orsi, bello il pallone dentro a cercare Crea che prova a girarsi, ancora Simone Crea, esce dall'area di rigore, bravo a trovare una soluzione per vie centrali, non calcia però Almeida, preferisce farla girare. Ambrosini, cross Murato, Chierico, lungo linea, il passaggio per Martino che non riesce a tenerla in campo. Visigalli di prima, Filomeno la tocca e poi Moratti. Scacca Barozzi. Paloschi. Roveri. Va da solo Roveri, gran giocata. Poi cerca il passaggio smarcante a trovare Akenza, anticipato da Ambrosini che può avanzare in contropiede. Attenzione Almeida che adesso ci prova, apertura sulla sinistra dove c'è Crea, può puntare Crea, Paloschi su di lui. Parte il cross basso, scacca Barozzi. Solito ben posizionato, poi Crea ciampa sul pallone, chiede scusa e quindi la Calverate può ripartire in contropiede con Roveri, ma non c'è alcun tipo di fretta, infatti la Calverate preferisce gestire con Panipinto. Fallo di Laribi sull'entrato Panipinto. Scacca Barozzi. Moratti. Paloschi. Visigalli col petto per Panepinto che apre a memoria, gran palla per Ronchi. Attento però Martino ad anticipare. Finta di Martino, gran giocata da parte del 2. Larry B. Crea. Lanzarini tra le linee, bello il pallone dentro a cercare Maugeri, fermato, non ha calciato in porta Maugeri. E allora Moratti, adesso i ritmi sono veramente blandi, le squadre attendono il fischio finale dell'arbitro. Roveri, profondità non dettata da Visigalli ma cercata da Roveri e quindi il pallone facile recuperato da Bianchi. Laribi. In
in avanti la Ribi, Maugeri lo scarico per Lanzarini che apre bene nella zona di Filomeno, può puntare Di Maggio, va sul destro Filomeno, parte il cross, palla che rimane lì, Achenza non la vuole buttare via, allora Panepinto, si gira Panepinto con qualche rischio, se la cava comunque la Calva Erate, poi Di Maggio la vuole in profondità, Moratti, occhio a Visigalli tutto solo, pallone per lui, ancora Moratti, insiste dentro per Visigalli, viene murato Visigalli e alla fine Bianchi se la ritrova tra i piedi. La Ribi fischio dell'arbitro e poi arriva il giallo per Portalo che poteva sicuramente evitare questo gesto. Due minuti di recupero intanto segnalati dall'arbitro, ultimi 120 secondi di questa partita. Fischio dell'arbitro, decidi di aspettare il direttore. Va la Ribi in area di rigore, pallone messo fuori da Kenza, Moratti a memoria, trova però il muro di la Ribi, occhio la Ribi che cerca anche il tunnel, Panepinto però lo ferma, allora Visigalli inciampa su se stesso, Visigalli alla fine, Orsi torna indietro da Chierico. La Ribi crea, prestato Bianchi, rinvio lungo di Chierico, Cappellini salta ma non tocca il pallone, allora Paloschi all'indietro per Portaro che la spazza via, la mette giù Roveri, buona giocata di Roveri che però viene fermato dalla Ribi in un secondo momento. Ambrosini cerca il cross, arriva Ronchi però a negarglielo e rimessa laterale per il Meda. Martino, ancora Ambrosini col sinistro, fa partire il cross per Maugeri che va staccato bene ma non col tempo giusto e l'arbitro dice che basta così, la Calva Erate batte il Meda 5-0 e si posiziona momentaneamente quarta in classifica a 41 punti, scende il Meda alla quindicesima posizione a quota 19. Dallo stadio comunale di Vimodrone è tutto, un caro saluto da parte di